Bentrovati Davide il Critico. Oggi si è concluso ufficialmente il campionato di Serie A 2023-2024 e per quanto mi riguarda direi che è il più bello che io abbia mai visto nella mia vita, ma non perché ho dovuto metterne insieme due o tre e scegliere il migliore, no, il più bello per distacco, perché non si dovrebbe neanche giocare la gara tra i campionati più belli che io abbia mai visto, perché quello di quest'anno vince a mani basse, capotto, perché è stato un anno meraviglioso. Alla fine sì, c'è stata qualche nota amara, però è il nulla in confronto a Bologna che raggiunge un piazzamento europeo, ma non un piazzamento europeo qualsiasi, la Champions League, cioè quella competizione che non è che l'ha messa ieri l'altro come la Conference League per far arrivare più persone possibili a guardare le competizioni europee, no, la Champions League, quella competizione che c'è da sempre, la più ambita da tutti i club d'Europa. Noi siamo in Champions League, è bello sempre ricordarlo. Oggi si è concluso il campionato con una sfida che aveva pochissimo senso per quanto riguarda la classifica, ovvero Atalanta-Fiorentina. Ha vinto la Fiorentina, entrambi reduci da una finale, uno l'ha vinta, l'altro l'ha persa. Noi però avevamo un po' le antenne dritte, perché sulla panchina della squadra che ha perso la finale, che ne ha perse tre di recente, c'è un allenatore che sembra essere molto molto vicino alla nostra panchina, molto molto vicino a un biennale, triennale, adesso le voci sono diverse, per quanto riguarda un legame con i rossoblù, un allenatore che io aspetto soprattutto perché lo sceglie Giovanni Sartori. Chiaro, abbiamo già visto in altri video i diversi profili accostati al Bologna. Più passa il tempo, più io cerco di capire qual è la scelta di Giovanni Sartori nell'individuare italiano D'Artagnan, Vincenzo italiano, Vincenzo D'Artagnan italiano, per quanto riguarda il nostro futuro. Io ve l'ho sempre detto, cioè arriva italiano domani, non faccio dei salti così di gioia, dico evviva, è arrivato italiano, facciamo un'altra festa, anche perché non ne sarei in grado di fare un'altra festa dopo tutte quelle che abbiamo fatto fino adesso. Però anche se fossi in condizione per riuscire a fare un'altra festa, non la farei per l'arrivo di italiano a Bologna. Però non sono neanche così severo come tanti che lo giudicano per la partita persa ad Atene, ovvero la finale di Conference League. Ho visto che i tifosi della Fiorentina sono un po' in subbuglio dopo la sconfitta in Europa e molti, soprattutto sui social network, non sono proprio così affascinati dal lavoro che italiano ha svolto nella città del grandissimo Dante Alighieri. Però io invece, da bolognese, da uno al di qua dell'Appennino, mi affaccio e provo a guardare cosa ha fatto veramente italiano alla Fiorentina, perché i cicli hanno un inizio e una fine, in mezzo uno svolgimento pieno di avvenimenti, pienissimo di avvenimenti. Italiano prende una Fiorentina beppegliachiana, si può definire così, e la porta a giocare delle competizioni europee. Ovvio, non è che dietro ai risultati di una squadra c'è solo l'allenatore. Cioè, mettiamocelo in testa, anche qua, da questa parte dell'Appennino, se invece di guardare di là guardiamo i nostri piedi, non è che noi siamo arrivati in Champions solo perché c'era Thiago Motta, eh? Che sia chiaro, poi la prova del 9 ce l'avremo l'anno prossimo, in cui guarderemo dove arriverà la Juve, dove arriverà il Bologna, cosa farà una Fiorentina che sembra destinata a Palladino, vedremo tutto e avremo diverse risposte, se non l'anno prossimo, all'interno del ciclo di ogni allenatore nella propria panchina. Però torniamo a guardare col nostro binocolo al di là dell'Appennino e io vedo un italiano che ha preso una Fiorentina un po' disorientata, e sono anche buono nel definirla così, e l'ha portata a giocare delle competizioni europee, ma non a giocarle tanto per, un po' come Sarri vede l'impegno europeo, ovvero quella rottura di scatole che mi obbliga a prendere l'aereo una volta alla settimana, che per certi versi, visto che io ho il terrore di volare,
posso anche capire il buon Sarri, però italiano prende la Fiorentina da serietà all'ambiente, da fiducia all'ambiente, ma soprattutto da credibilità alla Fiorentina in tutte le competizioni. La Fiorentina sotto italiano è una squadra che ha credibilità in campionato, in Coppa Italia e in Europa. Non era la Champions League, ma era la Conference League. Va bene, da continuità e da credibilità su tutti e tre i fronti. Perché perde le finali, ma in un anno riesce a qualificarsi per l'Europa, arrivare in finale di Conference e arrivare in finale di Coppa Italia. L'anno dopo riesce ad arrivare in finale di Conference, arriva in campionato a riqualificarsi per una competizione europea e dà continuità al proprio ciclo, anche se al termine, perché l'allenatore che arriverà alla Fiorentina domani avrà l'opportunità di giocare già una competizione europea. I giocatori che arriveranno a Firenze guarderanno la piazza come una piazza che sì, ha perso delle finali, ma le ha giocate. Le ha giocate, ragazzi, non è un dettaglio. Quindi, se io da questa parte guardo italiano e quello che è stato il suo ciclo a Firenze o il suo ciclo alla Spezia, gli dico: vieni, accomodati e vediamo cosa possiamo fare insieme. Sì, certo, non è Ancelotti, non è Klopp, non è Pep Guardiola. Però è un allenatore molto giovane, con un'idea di calcio che in 3 anni ha fatto vedere innumerevoli volte, in 2 o 3 partite importantissime non è venuto fuori lo spirito di italiano, oppure è venuto fuori in modo maldestro, come il gol che prende in finale di Conference l'anno scorso, ma è un allenatore che secondo me a Bologna può fare bene. Vincenzo D'Artagnan, italiano, a Bologna può fare molto bene. Lo ripeto, non è Ancelotti, non credo giocheremo la finale di Champions League, però è un allenatore che con i 3 impegni ha dimostrato di dare credibilità alla sua squadra tutte le volte che scendeva in campo, perché quest'anno in Conference League ha vinto tutte le partite, tranne la finale, ma ha vinto tutte le partite. Vuol dire entrare in campo, sì, contro avversari modesti, ci mancherebbe altro, ma io per degli anni ho perso anche con la Ternana, quindi va benissimo, vuol dire entrare in campo con una certa concentrazione. E in più, cosa vi devo dire? Dove si firma per poter giocare 3 finali in un anno? Perché io firmo subito. Dimmi cosa ne pensi tu, dimmi quale altro allenatore vedresti bene a Bologna, chiaramente un allenatore che può essere accostato al Bologna di oggi, che sì, gioca la Champions, ma che non ha lo stesso appeal comunque magari di società come il Napoli, che prende Antonio Conte. E ripeto, non sono neanche io uno che andrebbe a festeggiare per l'arrivo di italiano, ma sono di quelli che direbbe: Vincenzo D'Artagnan, italiano, fammi vedere cosa sai fare. Sono molto curioso. Aspettiamo di capire se firmerà veramente lui, oppure se Tudor, con un colpo di coda, gli ruberà il posto sul finale, perché è un profilo che piace molto anche a Giovanni Sartori. Alla Lazio bisogna ancora capire cosa faranno, magari confermeranno il buon Tudor, oppure faranno una telefonata anche loro a italiano, perché a quanto pare pure la Lazio sembra tenere le antenne dritte sul buon Vincenzo D'Artagnan, italiano. E se anche il buon Lotito 2 pensierini su un allenatore così li fa, vuol dire che italiano in questo ciclo a Firenze qualcosa di importante ha fatto vedere. Mi raccomando, dimmi la tua opinione, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere mi piace al video e di andare su Instagram a seguire la pagina Davide il Critico. Forza Bologna, sempre!